La questione della cittadinanza, che secondo me è fondamentale. Voi sapete che in Italia ci sono migliaia e migliaia di pratiche ferme per la cittadinanza. Ecco, come si deve comportare un cittadino straniero che richiede la cittadinanza e dopo passato il periodo di legge non gli viene comunicato cosa deve fare, a chi si deve rivolgere per sbloccare la questione cittadinanza? Beh, Come una succede? prima considerazione, giusto, dovremmo farla, e sarebbe a dire che la normativa sulla cittadinanza è una normativa che risale Dal 92, al modificata. 1992 e ha avuto comunque le sue, in effetti, le sue piccole modifiche. Si tratta della legge 91 del 92, al quale parliamo di cittadinanza per lo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica Italiana. Poi è prevista l'acquisizione della cittadinanza, sappiamo, per matrimonio con cittadino italiano, e dopo il matrimonio lo straniero, la straniera deve risiedere legalmente da almeno 2 anni nel territorio italiano. Ci sono poi altre questioni, quali per esempio la cittadinanza dopo 3 anni dalla data del matrimonio, se è residente lo straniero all'estero, oppure le situazioni relative alla cosiddetta naturalizzazione, cioè concessa a quello straniero per aver reso dei servizi eminenti all'Italia, tipo per esempio ci sono stati dei casi, diciamo, non dico eclatanti, però comunque che hanno una loro sorprendenza, sono sorprendenti dal punto di vista positivo, del caso per esempio di cittadini immigrati che hanno salvato delle vite umane e che per merito ottengono la cittadinanza. O anche il caso di stranieri maggiorenni, c'è cioè la cosiddetta procedura dello straniero maggiorenne che viene previamente adottato da cittadini italiani. Altri 2 punti, giusto proprio per ricordarli, lo straniero dipendente dello Stato, dipendente dello Stato italiano per almeno 5 anni. Sono pochi i casi, sono rari, possiamo dire, ma ci sono. Oppure chi, caso tipico, di chi risiede legalmente fino al raggiungimento dei 18 anni di età, la cosiddetta maggiore Non ha età, tonica. sì, solo se dichiara, soggetto non nato in Italia, solo se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dal compimento di questa maggiore età. Stiamo parlando di viene definito dalla legge uno ius soli di tipo temperato, più che altro, che è diverso invece da quel famoso ius sanguinis previsto dalla vecchia legge 91-92 all'articolo 1, dove è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre di cittadini italiani, chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti oppure sono soggetti apolidi, o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi genitori poi appartengono. E poi è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti, trovato nell'ottica del territorio della Repubblica Italiana, se non viene provato il possesso di un'altra cittadinanza. Dal punto di vista della cittadinanza, le procedure sono state, diciamo, snellite, ci sono stati anche dei vantaggi, l'avevamo già più o meno avevamo sottolineato prima, cioè quel termine di 6 mesi per il rilascio di certificati allo Stato civile, decorrente dalla presentazione della domanda. Ulteriore termine per il procedimento della concessione, che stiamo parlando quindi nell'ottica di 24 mesi, che però possono avere una proroga di ben 36 mesi. Ovviamente tutto questo ha bisogno di una idonea documentazione. Le prefetture, anche il Ministero degli Interni, hanno messo a disposizione comunque una piattaforma, il cosiddetto portale servizi app del Ministero degli Interni, dove praticamente attraverso, possiamo dire, anche servizi di CAF patronato, operatori sportelli immigrazione, ma anche legali volenterosi che, diciamo, hanno una certa dimestichezza con il computer, possono, diciamo, aiutare queste persone a presentare una domanda attraverso il cosiddetto accesso SPID, cioè la cosiddetta identità digitale. Da un punto di vista della documentazione, beh, in questi casi si chiede in genere un certificato di nascita,
molto comune il certificato dei carichi pendenti, il certificato penale, il titolo di soggiorno, perché è importante, logicamente, la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno, un documento di identità, e noi sappiamo molto bene che il documento di identità a volte è un documento, se la cosiddetto ricevuto di pagamento del contributo di 250 euro è una marca da bollo da 16, più un titolo attestante la conoscenza della lingua italiana. E nell'ottica poi del titolo, logicamente ci troviamo al discorso del cosiddetto esame di lingua italiana, dove diciamo sta andando anche, si fa anche il giuramento, sta andando comunque in voga in un certo senso. Questa, diciamo, è l'ottica delle documentazioni. Documentazioni che poi cambiano da questione a questione, cioè stiamo parlando della cittadinanza per matrimonio, per esempio, su questo elenco, diciamo, di documentazioni che vi ho detto. Poi, nell'ottica della residenza, si aggiungono, per esempio, la dichiarazione dei redditi nell'ottica della residenza. Quindi, in un certo senso, questa è la documentazione, tipo il certificato attestante la data del riconoscimento dello status. Però, come prima, diciamo in via preliminare, è molto importante il certificato di nascita, il certificato penale, ma soprattutto affidarsi anche ad un professionista che si occupi anche delle traduzioni. Ci sono le cosiddette modalità di traduzione, di legalizzazione poi delle forme di rito, cioè pensiamo alle cosiddette traduzioni presso il proprio consolato in Italia, tipo un cittadino. Un esempio, un cittadino moldavo che può chiedere logicamente una traduzione, anche se la Moldavia, per esempio, è esente da legalizzazioni prefettizie. Quindi molto riguarda anche il tipo di professionista a cui una persona si rivolge. Una cosa molto importante è che comunque la cittadinanza va presentata comunque su questo portale molto interessante da un punto di vista anche tecnico. Ok, sì, grazie, grazie per questi chiarimenti, soprattutto pratici per chi sta pensando di chiedere la cittadinanza italiana. A me mi viene una domanda, no, che mi è spesso stata fatta, che riguarda, visto i tempi che prendono per poter rilasciare il permesso di soggiorno, alcuni richiedenti sono tentati ad abbandonare l'Italia per un periodo, soprattutto per motivi legati al lavoro, e spesso chiedono: quando uno ha fatto la richiesta di cittadinanza italiana, potrebbe magari trasferirsi in un altro paese? Magari, esponiamo, se il marito, che è italiano, trova un lavoro in un altro paese europeo, e che la signora quindi sta aspettando la concessione della cittadinanza italiana, potrebbe trasferirsi in un altro paese insieme al marito per poter Nell'ambito vivere insieme senza rischiare che la cittadinanza italiana venga rifiutata? dell'Unione Europea, sì. In un ambito dell'Unione Europea Sì. è previsto tutto ciò in A libera circolazione delle persone. virtù della cosiddetta libera circolazione delle persone. Ma ci sono delle condizioni? Devono mantenere la residenza in Italia oppure ci sono alcune comunicazioni da fare al ministero? No, ma quell'italiano vale per tutta l'Europa, No, per oppure quanto per lo riguarda la status. cittadinanza italiana, essa si affianca alla cosiddetta Europea. cittadinanza europea, dove vengono acquisite comunque tutta una serie di diritti ulteriori rispetto a quelli della cittadinanza Italiano. italiana, e quindi c'è una certa libertà. È preferibile comunque che nelle more comunque della richiesta, sempre meglio non spostarsi dal territorio italiano, a prescindere dal tipo di permesso di soggiorno che in quel momento un cittadino straniero possiede rispetto praticamente alla richiesta che viene inoltrata, per una questione proprio diciamo anche di carattere formale e di rapporto anche con l'amministrazione. Ok, grazie mille, quindi grazie A davvero, voi. ci Grazie a sentiremo voi. come abbiamo già comunicato Grazie a voi. da sempre, e quindi ricordo alle persone che hanno fatto dei commenti, hanno lasciato le domande, quindi risponderemo ad alcune di queste, e poi non esitate quindi di condividere queste informazioni preziose che avete con il
i vostri amici, le vostre conoscenze, in modo che comunque ognuno possa sapere di cosa ha diritto, cosa può fare. E poi soprattutto, se avete bisogno di farvi aiutare, non esitare, prima di tutto, di andare verso le persone buone, le persone che vi possono aiutare senza soltanto chiedervi un sacco di soldi inutilmente. Ecco, allora, grazie, quindi ci vediamo, ci aggiorniamo nella prossima puntata, insomma.